Nella vita ci sono treni che sembrano non arrivare mai. E mentre consumi le scarpe nell'attesa, i pensieri ti portano altrove. Ti portano altrove. Che incubo. Che incubo assurdo. Io, il grande Mastorno, intrappolato in questa stazione fatiscente, dove tutto è vecchio passato, nessuno mi capisce, nessuno mi comprende. Ham, non trovi che sia sempre la stessa commedia? Non ne hai abbastanza? Sì, e questo da sempre. Tu no? Ma allora non c'è ragione che le cose cambino. Sempre le stesse domande. L'ultima volta che l'ho visto è stato prima di acquistare il biglietto di partenza. Gli ho portato la colazione a letto, come ogni mattina, sempre al suo servizio. Ho l'opportunità di servirlo da tanti anni. Da quando sono in attesa qui, giorno dopo giorno, mi sono giurata a me stessa di confessare, di dirgli la verità della mia totale devozione a lui. Siamo qui, vaghiamo tutto il giorno. Poi alla sera recitiamo quella solita commedia con il solito balletto, insieme agli altri sfigati come noi. È una farsa che non interessa a nessuno. Mi vedete bene? Mi sentite? Sicuri? Ah, bene. Beh, forse però potevo radermi un po' meglio, oppure dare una tiratina qua o qua. Ma è quella frase? Quella che le dico sempre. Ah, eh no, mia cara. Io attendo. È ben diverso. Aspettare significa soccombere e sapere di aver già perso. Attendere vuol dire avere la pazienza e la certezza che tutto cambierà. Per ora è cambiato il vento. Come sto facendo adesso? Prego, mattina e sera. Sono rimasto solo in questa casa vuota. Non c'è rimasto più nessuno. Se ne sono andati tutti. È come dargli torto. Solo ora, capito? È confinata in questa piccola stazione, aspettando Dan, mio marito. Questo ultimo mio discorso mi rimbomba in testa. Dopo tanto tempo le cose sono cambiate. Nessuno mi capisce, nessuno comprende la grandezza del mio essere, trattato come uno qualunque, solo e lontano dai miei cari. Dolce la mesa, quanto mi manchi, quanto ti capisco. A chi lo voglio far credere di essere così perfetto, padre esemplare di chi? Non ci sono più le stesse domande, le stesse risposte. È tutto diverso. Per la prima volta, il silenzio regna sovrano. Lui è una persona buona, gentile, sempre con parole di conforto. Ma lui è un uomo di chiesa, si dedica ai doveri della chiesa, al suo ministero. E gli anni correvano sempre più veloci e la persona... Led, vieni, siediti. Oh, mi raccomando, mantieni la distanza di sicurezza. Abbiamo 10 minuti e poi inizia la nostra commedia. Beh, la bellezza dell'uomo maturo, no, Ginger? Come mi trovi? Quando l'ansia ti cresce, arriva alla gola... Che la tua paralisi sia un bel sorriso, Ginger? Non è questo che volete da noi? Un bel sorriso. Attendere riempie la vita, le dà significato. Però, lo devo ammettere, a volte può risultare un po' pesante ed anche un tantino noioso. Così sono andato dal giornalaio della stazione. Ma io... ero attaccato al ricordo di Luisa e non l'ho saputo amare. Rimasto sempre attaccato al ricordo del passato. Non mi sono mai accorto che i miei figli crescevano. Ho sempre voluto che fossero grandi. Il silenzio
regna sovrano e nessuno di noi ci è abituato. Lo sguardo attonito di chi teme l'imprevisto e l'improvvisazione. Ma vogliamo dare un senso a tutta questa storia, ho detto. Spostiamo l'orizzonte di questa storia. Spostiamolo più là, oltre questa bolla. Prendiamo il piccolo coraggio di ognuno di noi, impastiamolo con quello degli altri e usciamo. Andiamo a vedere cosa c'è fuori di qui.